nel video di oggi vi mostro tutti i miei regali del compleanno. Mi avete richiesto questo video tantissimo. Io ho compiuto gli anni un mesetto fa circa, ho compiuto 22 anni, quindi sto diventando vecchietta. Dico che sto diventando vecchia perché per il primo anno, per il primissimo anno, non ho chiesto qualcosa in particolare, ma ho preferito ricevere un po' più soldini perché nell'ultimo periodo ho speso abbastanza e quindi volevo rimettermi qualcosa da parte. Però ovviamente le sorprese ci sono state fantastiche, e devo dire che in questo mese sono stata viziata anche molto dalle aziende, quindi diciamo che vi faccio vedere regali che mi hanno fatto i miei parenti o amici e regali che mi hanno fatto le aziende, perché per me comunque sono sempre dei regali. Senza perderci in troppe chiacchiere, però direi di cominciare subito da uno dei regali che ho preferito in assoluto, ed è il regalo che mi ha fatto Fabi, la mia amica. Era una cosa che volevo da tantissimo tempo e me l'ha regalata lei, e ne sono super super happy. Vediamo se riconoscete già dal sacchettino di che cosa sto parlando. Questo sacchettino con scritto Fenty, io avevo già capito e tipo ero già lì che urlavo. No, anzi no, non urlavo perché ero appena tornata da New York, ti ricordi Fabi? E avevo la voce rauca, anzi non avevo per niente voce, quindi non riuscivo, però ne ero super felice. Le ho rimesse adesso dentro il sacchettino perché in teoria le sto utilizzando già da un mesetto. Sbam! Sono loro, sono le ciabatte di Puma con il pelo, quelle di Rihanna. Ci sono anche altre varianti tipo grigio e nere, però vogliamo parlare delle ciabatte di Rihanna Puma rosa. Vi mostro poi un regalo che mi hanno fatto i miei genitori. In realtà ero con loro mentre me l'hanno acquistate, perché eravamo in questo negozio, ho visto questo paio di scarpe, tipo avevo gli occhi a cuoricino, e quindi me l'hanno regalate. Sono un paio di stivali di Steve Madden, e sono costati poco per essere di Steve Madden. So il prezzo perché appunto ero lì con loro, erano in saldo al 50%, li abbiamo presi da Tip Tap alle gru. E ve le faccio vedere, sbam! Adoro follemente questo stivaletto. In realtà io puntavo da tantissimo tempo la versione argentata, quindi con tutti i lurex così argentati, però vabbè, ho visto quest'oro e me ne sono innamorata comunque, nonostante io indossi di meno l'oro. Però con un total black secondo me questo ci sta da morire. Sono degli stivali comodissimi, infatti adesso vado a Sanremo, infatti scusate ma lì dietro c'è una catasta di roba perché sono le cose che devo portare a Sanremo, devo metterle in valigia. Ho detto o faccio il video o metto a posto, quindi ho detto fa lo stesso, lì dietro c'è casino, non ci faranno caso. In ogni modo, ritorniamo ai nostri stivali di Steve Madden, sono bellissimi, qualcosa di super pacchiano ma qualcosa di magnifico. Passiamo poi a dei gioielli di Marina Franchi, che sono poi quelli che indosso oggi, sono quelli che ho indossato nello scorso video, nelle live su Instagram, nelle stories su Instagram, perché mi chiedete ovunque ma di chi sono, sono bellissimi, quindi io vi rispondo, però non ve li ho mai fatti vedere in video, quindi colgo l'occasione per mostrarveli adesso. La collana che indosso è questa qui con le stelline, molto fine, molto delicata. In realtà tutte le collane di Marina Franchi mi piacciono tantissimo e tutte riprendono questo stile con le stelline che mi fa impazzire. Gli orecchini che indosso anche sono di Marina Franchi, sono abbinati alla collana e mi fanno impazzire perché hanno la chiusura lobo, quindi non sono con la monachella. Io non amo particolarmente la monachella se non in un caso, nel caso degli orecchini che indossavo nello scorso video, che mi sono piaciuti tantissimo. Gli orecchini in questione sono questi, e come vedete la monachella non è la monachella classica, è una monachella, una chiusura, chiamiamola, più elegante, che rende il tutto più armonioso. Mi piacciono tantissimo e forse sono gli orecchini che utilizzo di più in assoluto in questo periodo. Poi oltretutto sono tutti gioielli totalmente made in Italy, in argento 925, quindi la qualità è ottima, e hanno degli stili veramente molto giovanili ma eleganti allo stesso tempo. Un altro orecchino che sto indossando tantissimo nell'ultimo periodo è un orecchino a cerchio, e sono precisamente questi orecchini con questi pendagli. Da una parte c'è un cuore, dall'altra c'è la scritta love, visto che siamo in tema di San Valentino. Infine l'ultimo gioiello di Marina Franchi che vi mostro è questo braccialettino. Io amo follemente i braccialetti con le palline, con le perline in argento. Le perle non mi piacciono particolarmente perché sono eccessivamente eleganti per il mio stile, ma le perle in argento così mi fanno impazzire. E indovinate dove andrà a finire questo braccialettino? Esattamente qui. Questi sapete che sono i braccioli che non tolgo mai, e volevo ampliare un po' la mia collezione, quindi ci andrà a finire questo qui di Marina Franchi, che oltretutto si conclude con la stellina, perché come vi dicevo questa stellina c'è un po' ovunque perché è il segno di riconoscimento di Marina Franchi. Quindi questi gioielli mi sono piaciuti veramente tantissimo, sono stati un regalo super apprezzato. Poi Miriam, la mia amica di Lichicca, quando è venuta qui a registrare il video insieme a me dei preferiti del 2016, che oltretutto se vi siete persi vi lascio il link qui,
questa volta ho detto bene, di qui, non di qui. Mi ha regalato un kit di Puro Bio, perché io non avevo mai provato questi rossetti e queste matite di Puro Bio, e quindi mi fa, te ne faccio provare uno. La confezione è molto molto carina, tutta rosa, e all'interno appunto c'è un rossetto e una matita dei miei colori nude, quindi colori che indosso ogni giorno. Ho utilizzato questo rossetto l'altro giorno per darmi esame, perché l'ho trovato molto delicato, e quindi ho detto sì, per dare un esame ci può stare come rossetto, perché sono sempre in crisi, non so mai che rossetto mettere, che cosa mettere sulle labbra quando devo dare gli esami, perché non voglio qualcosa che si noti troppo, però senza niente io non ci so stare. E quindi ho messo questo qui, che è lo 02, che è questo bel colore nude. Oltretutto si abbina perfettamente alla sua matita, che presumo sia sempre il numero 02, vediamo un po'. No, scherzavo, è la 08, matita occhi e labbra 08. Occhi, non lo so, però per le labbra mi piace molto. Un'altra cosa che mi hanno regalato i miei genitori è stata questa fascia tutta di pellicciotto, presa da OVS, quindi vi so dire anche dove l'hanno presa, da mettere in testa così. Oh mio Dio, adoro, adoro, mi fa impazzire. Adesso come faccio a toglierla? Speriamo che i capelli non siano un disastro. Poi mia sorella mi ha regalato un vestitino. Oh, finalmente un po' di colore. Infatti quando ho aperto il pacchetto ho detto, oh, finalmente nel mio armadio c'è un po' di colore. Ed è questo vestitino a righe rosse e nere, con la manichina a tre quarti che scende giù, semplice e molto molto bello da indossare con un gilet sopra. L'ho già indossato questo una volta perché volevo indossarlo. Poi Mulac. Allora, in concomitanza più o meno con il mio compleanno è uscita questa nuova mini collezione di Mulac, Dream on Fire, composta da questi due rossetti. Allora, vi ho lasciato quello che avete appena visto, non ripeto tutto da capo perché dovete capire il disagio della mia vita, mi cade tutto dalle mani, incredibile. Ritorniamo ai rossetti di Mulac. Sono due nuovi rossetti. Un colore mi fa letteralmente impazzire. Perché ho detto letteralmente impazzire? Che è una cosa che dicono tutte le youtuber ed è snervante. Un colore in particolare mi ha rapita. Sarà veramente un colore che utilizzerò tantissimo. Ed è Dream On. Perché questo color mattone tendente all'aranciato che sulle labbra è divino. Oh. Quanto è bello! Completamente matte. Sto trovando questi due nuovi rossetti leggermente più idratanti rispetto agli altri, che sono estremamente secchi. I rossetti di Mulac, fantastici perché durano tantissimo, però effettivamente sono un po' secchi e a volte è difficile la stesura. Invece questo qui l'ho provato ovviamente e sono semplicissimo applicarlo, mentre l'altro colore è anche bellissimo ed è un bel bordo scuro. Incredibile, un bordo scuro che tende un po' al viola. Questo qui è Dream On e questo qui è Fire. Poi Sweet Yes mi ha inviato qualche tempo fa un completino da palestra, un completino per allenarsi, che utilizzerò molto volentieri perché fra pochissimo tempo comincio seriamente palestra, perché ce n'è bisogno. Il completino in questione è composto dalla parte di sopra, che è un semplicissimo top nero con questa scritta Sweet Yes in fucsia. Mi piace tantissimo perché poi, come sapete, il nero e il rosa sono i miei due colori preferiti. E la parte di sotto è un leggings aderente, adatto per appunto il fitness, con la stessa scritta in fucsia Sweet Ears. Eccolo qua, l'ho provato, addosso sta benissimo, non vedo l'ora veramente di indossarlo seriamente. Ma anche perché presto, molto presto, cominceremo Yes Bot, una nuova rubrica fitness sul canale, non vedo l'ora, quindi state sintonizzati che lo vedrete presto addosso alla sottoscritta. Poi continuiamo con l'ultimo regalo dei miei genitori, che è un gioiello di Elrana. Sapete il mio amore per i gioielli di Elrana, che sono completamente diversi dai gioielli di Marina Franchi, sono completamente due stili proprio diversi, entrambi mi fanno impazzire. Uno stile un po' più elegante, femminile, e uno stile un po' più alternativo, perché come sapete questi gioielli di Elrana sono venduti da tatuatori, hanno tutti questi stili old school, o comunque disegni tipici di tatuaggi, che è un mondo che comunque a me fa impazzire. I miei sanno questa cosa e quindi mi hanno comprato una collana, che è una collana che sto indossando tantissimo, tantissimo, tantissimo. Il ciondolo in realtà è venuto singolarmente, poi la collana l'ho presa io perché volevo avere il completo, e il ciondolo è questo qui, è una boccetta di profumo con sopra scritto Poison, quindi veleno.
Adoro. Mi fa impazzire pensare ad una boccetta di profumo con dentro veleno, anche con il puff puff, non so come si chiami. La catena è sempre di Elrana ed è molto carina la chiusura con la firma, appunto, Elrana e in argento, questo anche tutto in argento, insomma. Adoro. Continuiamo con un altro pacchetto che mi è arrivato, però questo recentemente, e mi è arrivato dalla marca Mercy Handy, oppure Mercy Handy, perché mi sa che è un brand francese, quindi Mercy Handy, Handy, vabbè, abbiamo capito. È un marchio che vendono da Sephora. Da Sephora io vedo sempre questi gel, che sono gel igienizzanti per le mani, tipo a mucchina, ma molto più carini, con delle fragranze molto più buone. In particolare qui abbiamo New Wave, Sherry Sherry e Flower Power. Mi fanno impazzire, li tengo sempre in borsetta per igienizzare le mani quando appunto non ci si può lavare le mani. Hanno fatto anche in abbinato le creme per le mani, che ho già provate, sono incredibili, vanno veramente a rendere le mani super soffici, morbide, mi piacciono da morire, le profumazioni sono le stesse, quindi ripeto, Sherry Sherry, New Wave e Flower Power. Poi da un marchio nuovo che non conoscevo, che si chiama Belle Azul, dovrebbe essere un marchio spagnolo di Barcellona, voglio visitare Barcellona, spero di andarci presto. Mi sono arrivate queste tre maschere per il viso, è un kit in realtà, che è questo qui, che è super particolare perché è composto da queste tre maschere per il viso che servono per tre funzioni diverse. Una è Glow Revival, una è Age Filler e l'altra è Instant Detox. In pratica che cosa servono? Una serve per dar luminosità, l'altra per le zone in cui ci sono magari più rughette e l'altra per le zone più grasse, per purificare un pochettino. Che cosa ho fatto io? Ho applicato queste maschere nelle diverse parti del viso. Mi sono trovata molto molto bene, mi sono trovata una pelle molto molto liscia, distesa, mi è piaciuta da morire. Poi essi per San Valentino, diciamo, mi ha regalato uno smalto nella collezione di San Valentino. Come sapete io ho la ricostruzione, però magari quando c'è un po' di ricrescita vado su con uno smalto. E questo colore è super carino, è il numero 413 e si chiama Mr. Always Right. I nomi di essi mi fanno sempre troppo ridere. Ed è un bel rosa fragola, mi piace parecchio. Vi mostro ancora un autoregalo che mi sono fatta con i saldi, una collanina, ecco. Non ve l'ho mostrata nel video dei saldi, lo scorso video, che se non avete visto, cliccate qui o giù nell'info box, perché mi ero dimenticata sostanzialmente, quindi ho detto, ma sì, la faccio vedere comunque nel video dei regali di compleanno, perché è stato un autoregalo, ed è questa collanina di chiavi, collanina, più o meno, con una bella pacchiana di chiavi con questo cubo di legno, queste frange, insomma, particolare, veramente particolare, l'ho pagato tipo 4 euro, ci sta assolutamente. E infine ho un po' di prodotti di Maybelline da mostrarvi. Il pacchetto più vecchio è questo qui, Paint Your Lips. Allora, sono usciti questi rossetti, chiamiamoli rossetti, cade tutto nel mentre, ma ormai ci avete fatto l'abitudine. Sono questi rossetti molto particolari, fatti tipo a tubetto di tempera. Ho provato un colore, mi sembra quello più nude, che è quello che preferisco attualmente, che è questo qui, ed ha una consistenza super particolare, perché non è assolutamente matte, ma non è un lip gloss, è un rossetto cremoso liquido. È molto carino come prodotto. Poi vi mostro una cosa che vi ho già fatto vedere su Instagram, ed è un nuovo fondotinta. Un nuovo fondotinta... è un nuovo fondotinta cushion, quindi quei prodotti che all'interno hanno la spugnetta impregnata di prodotto e si va a prelevare il prodotto facendo tic tic, tic tic. L'ho provato, mi piace, ha una consistenza diversa rispetto a tutti i fondotinta che io utilizzo solitamente, che sono molto opachi, molto matte. Questo risulta più cremoso, quindi va fissato bene con una cipria, però il risultato è molto bello perché è coprente, però è molto leggero, quindi non si sente sul viso, mi piace. Infine, per San Valentino, mi è arrivato questo cofanetto troppo simpatico con scritto "E tu da che parte stai? Single, indipendenti o in love?". Ve l'ho già mostrato su Instagram Stories e vi dicevo, ovviamente io sono il nero in persona, quindi anche in questo caso sono il nero in persona, quindi single, indipendenti. E il cofanetto in questo caso è bellissimo. Allora, è diviso appunto in due parti perché ci sono delle colorazioni pensate per le single e delle colorazioni pensate per le innamorate. I due mascara che ci sono entrambi ciglia sensazionali, però uno è il Voluptuous e l'altro effetto ventaglio, mascara con olio d'argan, no, l'olio d'argan è nell'altro, nel Voluptuous. Sono curiosissima di provare questi due mascara
mascara, perché io amo follemente i mascara e quindi voglio sempre provarne di nuovi, mentre i rossetti hanno dei packaging incredibili. Solo per farvi capire la mia sfiga, è incredibile veramente, io non ho più parole. Il video che avete appena visto l'ho registrato 4 ore fa, era finito tutto, con i saluti finali, ciao ciao eccetera eccetera. Vado all'editing, oltretutto anche di fretta perché ripeto, domani devo partire per Sanremo e quindi devo fare mille cose. Questa sera parte delle clip registrate sparite, scomparse, non ci sono più, io non ho parole. Quindi vi stavo dicendo che i rossetti hanno dei pack bellissimi, ripeto, da capo, cosa devo fare ragazzi, sono sfigata. Questi sono i rossetti dedicati alle single, con dei colori un po' più strong, adesso ve li faccio vedere bene. Questi sono i tre colori in questione che mi piacciono tantissimo, soprattutto questo che è il 885. Questi qua invece sono i rossetti dedicati alle single che hanno dei colori un po' più tenui, e adesso ve li faccio vedere anche questi per bene. Il mio preferito, indovinate qual è? Questo qui, che è il 930. Prima non vi ho fatto vedere per bene questi Color Drama Intense Lip Paint. Vi faccio vedere anche l'applicatore, che è molto molto carino e comodo. E penso di non aver detto nient'altro prima, non mi ricordo perché ovviamente non sono un robot, ma non penso di aver detto altro, quindi io spero che il video vi abbia tenuto compagnia, il lunghissimo video, perché lo sto editando e sta venendo veramente veramente lungo. Però spero che vi sia piaciuto, io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!